Ciao e benvenuto su Mondo Cane. Oggi in questo nuovo video scopriremo insieme le caratteristiche di una piccola e tenera razza asiatica. Oggi vi presentiamo il Shih giapponese. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Shih giapponese, anche conosciuto come Spaniel giapponese o anche solo come Shih, è un cane piccolo, dolce e amorevole. La sua origine, nonostante il nome, è in realtà cinese. Si pensa che sia stato creato dall'incrocio tra i cani cinesi di piccola taglia, tra cui il pechinese e lo spaniel tibetano. È arrivato in Europa solo nel XVIII secolo. Oggi non è molto conosciuto in Europa, ma nel resto del mondo è molto popolare ed apprezzato. Attualmente si tratta di una razza non riconosciuta dall'ENCI. Se non sai come gestire alcuni comportamenti del tuo cane o vuoi capire come prepararti al meglio per l'arrivo di un nuovo peloso in famiglia, tramite il link che trovi in descrizione potrai parlare con Sara, il nostro istruttore cinofilo di fiducia, che ti guiderà verso la soluzione migliore per te e per il tuo amico a quattro zampe. Per quanto riguarda l'aspetto, è una taglia piccola, caratterizzato da una corporatura compatta, muscolosa ma ben definita. I suoi tratti caratteristici sono il suo musetto corto e i suoi occhi grandissimi. L'altezza prevista dallo standard della razza non supera i 18-25 cm sia per i maschi che per le femmine, mentre il peso è di circa soli 3 kg, ancora meno per gli esemplari femmine. Il suo pelo invece è molto folto, lungo e dritto. Le colorazioni del mantello possono essere bianco-nero o bianco-arancio, ma sono apprezzate anche le tonalità limone, rosso e sabbia. In ogni caso deve essere bicolore. La perdita del pelo è moderata. Lo Shih giapponese è una razza nata per vivere in appartamento, accanto al suo padrone. Ma anche una casa con il giardino gli andrà comunque bene. Una o due passeggiate giornaliere abbastanza lunghe basteranno a renderlo felice e in salute. Il suo carattere è quello di un cane affettuoso, vivace e dolce. Ama particolarmente stare in compagnia del suo padrone e della sua famiglia, ma senza recare disturbo. Proprio per questo odia tremendamente la solitudine. Non è di certo una razza per persone poco presenti. È particolarmente consigliato come primo cane. Si tratta di un cane intelligente ed è molto semplice da educare. È il cane da compagnia per eccellenza. Ama i bambini e passerà molto tempo a giocarci insieme, ma potrebbe tollerare poco quelli più piccoli e più bruschi. Con gli anziani si rivela essere un ottimo cane da compagnia, infatti ama trascorrere molto tempo con i padroni. Verso gli estranei risulterà diffidente, ma mai aggressivo. Con gli altri cani invece generalmente va d'accordo, ma tenderà ad avere atteggiamenti da capobranco ed è importante una socializzazione fin da cuccioli. Questa razza ha un'aspettativa di vita media di circa 13-14 anni. Nonostante il suo aspetto delicato, si tratta invece di un cane molto robusto. Può comunque soffrire di alcune patologie come i problemi di parto, disturbi respiratori ed ha tendenza ad ingrassare. Inoltre è necessario pulire sempre occhi e orecchie perché è un cane che tende a sviluppare facilmente infezioni di queste zone. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una piccola e affettuosissima razza, lo Shih giapponese. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto! Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!